Ora arriviamo agli interventi seri. Chiamo con me qui vicino due cittadini di Riace, uno di lunghissima data perché vive qui da 9 anni, mi sembra, o 10, 9, ed è Daniel, prego Daniel. E l'altro è un cittadino di Riace che è un cittadino transitante, non abita più qua, però è stato accolto a Riace e quindi vieni Kader. Do prima la parola per anzianità a sia di servizio che anagrafica a Daniel. Buonasera a tutti e benvenuto qua a Riace, grazie a tutti per essere qua a Riace stasera. Io vivo qua a Riace da circa 9 anni. Sempre io, anche il ministro dell'intero Salvini ha detto che noi immigranti non ti dai cittadinanza. Io mi sento più tranquillo che sono cittadino di Riacese, quindi questa è una grande cosa. Anche se non mi dai il ministro dell'intero cittadino italiano, a me mi sento più felice di essere cittadino Riacese più che cittadini italiani, quindi una grande cosa. Io voglio soltanto dire una cosa, e magari quella che non è stato qua a Riace, magari quando parlano di Riace pensa che è una cosa, è una parola così, ma è qua quella che è successo qua, quella che vi senti fuori, e tutto questo è realtà, non c'è niente da scondere. E Riace, noi di migranti di tutto il mondo, noi senti come è nostra casa. E con Mimmo Locano come nostro padre. Lui è una persona che si fa male che per vedere uno che si soffre. Quindi e questa è sua accoglienza, suo modello che si brucia il governo. Quindi non vuole che questa la sua politica esci fuori. Infatti si vede che questa firma che hanno fatto qua, di loro hanno bloccato questa firma per non esci fuori, perché sanno che se esci questa firma si brucia tutte cose, quindi hanno bloccato questa firma. Però anche se le bloccano le firme, questo non importa. Anche stasera quella manifestazione si mostra che Mimmo Locano non è solo un uomo, è un santo, è santo proprio. Dobbiamo mettere il nome Locano, Santo Locano, no Mimmo Locano. E poi c'è un'altra cosa che hanno detto, che l'ha fatto la cooperativa della quota differenziata, che non si può. Ma come non si può? Qua a Riace, io quando sono venuto qua lo so come è il paese, è che fa schifo, perché prima c'è l'occhio ambiente che prende una passatura, si vede tutti fuori, fa schifo, e di portare malattia. Quindi come sindaco di Riace, cosa deve fare per il suo paesaggio, per i cittadini? L'ha fatto due cooperative, e di sociale B, per fare la quota differenziata porta a porta per tenere il paese pulito. Anche voi, quando voi oggi avete visto il paese che è pulito. Quindi, ma perché no? E poi io dico, a passatura chi paga una passatura? Cittadini o pagano il governo o pagano la regione Calabria? Perché cittadini, quindi devi essere più, devi tenere il paese più pulito per i cittadini. No, che dicono che non posso fare, allora va bene che si vede tutti i precisi, come vediamo sul telegiornale Napoli, vediamo anche Capitale, Roma, così vanno a vedere il governo. Allora che paese, che senso che c'è leader, che c'è governo? Io quella che dico, Mimmo Locano non è una persona che ci arrestano quella che fanno mafioso, quella che mangiano i soldi d'Italia, quella è il governo che prende 15 milioni e mezzi. Voi siete la casa sua, l'ha visto la casa, non è neanche sua, la casa di suo padre, l'ha visto dove sta lui. Quindi noi, lui non fa questa cosa per essere ricco, ma fa per cuore. Quindi questa deve capire il governo, perché il ministro, questa è il governo, lui deve essere, non è che è il sindaco di Riace, deve essere il presidente d'Italia o il presidente di regione Calabria. Quindi io solo un messaggio, che io voglio vedere tutti questi, i giornalisti che sono venuti qua, le porta tutto il mondo,
perverrà di tutto il mondo che Mimì Locano non debba essere cacciato, non debba mettere domicilio a casa. Noi vogliamo che domani mattina si libera Mimì Locano. Questo vogliamo e grazie a tutti. Grazie Daniela. A Daniel, buonasera a tutti. Io sono Kader Diabate della Costa d'Avorio, come mi presentava lei. Io sono un frutto del modello Riace, perciò sono venuto apposta dalla Puglia, dove mi sono trasferito da un bel po' con mia madre Daniela Maggiuli. Sono un frutto di questa accoglienza diffusa che ha permesso che in meno di 2 anni ho potuto imparare la lingua italiana, un po' della cultura italiana, e che mi ha permesso di avere una porta di inserimento sociale. È quello il modello Riace. E come quello modello non si può fermare, non si può uccidere, non si deve toccare, non potevo rimanere in Puglia dicendo ora sono salvo, vivo con una mamma italiana che si prende cura di me, che è diventata la mamma degli africani di Riace, ma ho trovato giusto di venire a testimoniare, pure al nome di tutti gli africani, tutti i migranti di Riace, Camini, Stignano, vogliamo dare solo 2 messaggi. Il primo è stato già detto da Tiziana e da un altro sindaco. Il primo è che noi auguriamo che il sostegno al progetto di Mimì Locano, al modello di Riace, non si ferma solo a queste manifestazioni, ma che dopo si aprono dei dibattiti, delle riflessioni su come salvare il modello Riace, capire il modello Riace. La cosa più importante qui a Riace, quando arrivate qui non potete vedere né supermercati, né strade, né palazzi, no, ma c'è umanità, c'è cuore. Noi non chiediamo di essere ricchi, siamo arrivati qua con il fuoco nell'anima. Mimmo ha trovato il modo giusto per darci la pace nel cuore, ha diffuso questo messaggio nei paesi dintorno. Quel messaggio non deve essere chiuso, perciò bisogna prima, il primo messaggio che noi mandiamo a nome della comunità, che riflettiamo su come salvare il modello Riace. La nostra proposta è quella, che gli intellettuali, i volontari si mettano a disposizione per studiare il territorio, vedere come elaborare dei progetti e attraverso delle associazioni sottoscrivere dei bandi per avere dei fondi e avviare dei progetti di sviluppo locale per assicurare a Riace una certa autonomia, per non dipendere di questi stronzi che vogliono solo uccidere dei modelli di umanità. Finché Riace sarà dipendente dello Stato, ci saranno dei stronzi che troveranno sempre dei decreti per non mandare soldi e mandare in carcere delle persone giuste, umane, degli angeli come Mimmo Locano. Quindi il primo messaggio è quello, di riflettere su questo. Il secondo che noi mandiamo è che tutti quanti, insieme agli africani, candidiamo insieme Mimmo al primo Nobel della pace. È l'unica cosa che potremo fare noi per ringraziare Mimmo, perché lo merita, non che l'ha chiesto, non gli interessa, ma un dovere morale. Per quello che ha fatto, Mimmo deve essere classificato a un certo punto che diventa un riferimento nei libri di storia anche per le generazioni future. 1000 anni dopo si deve studiare Mimmo Locano e il modello Riace. Riace non si ferma, Mimmo Locano libero. Libero. Riace non si ferma. Riace non si ferma, Mimmo Locano libero. Tutti insieme. Riace non si ferma, Mimmo Locano libero. Grazie. C'è un fuori programma, mi permetteranno quelli che intervengono dopo.
Però Cader faceva un discorso e Riace è talmente avanti che il discorso che Cader si augura l'ha fatto dal 1998 al 2001. Quella che Mimmo Luciano chiama un colpo di vento che ha portato un veliero qua nel 98, in Italia non avevamo la più pallida idea di cosa fare quando arrivavano le persone, questa è la verità. Su quel barcone, anzi era un veliero, non era neanche un barcone, c'erano centinaia di persone che per 3 anni hanno costruito accoglienza spontanea insieme a Riacesi. Oggi di quelle persone è rimasto uno a Riace e quindi ho il piacere enorme di dare la parola a Bara Makar. Buonasera a tutti e benvenuti a Riace, grazie a tutti per la solidarietà che essere qui questa veramente un periodo critico per Riace. E tutti trovato a fianco di Domenico Lucano, grazie a tutti. Voglio fare solo 4 parole, non voglio prendere molto tempo per dritto di altre. E credo che abbiamo sentito tante volte, però voglio dire una cosa, Riace è nato sull'idea di umana. Questo progetto, io sono uno curdo che è il primo sbarco di Riace e quanti mi è arrivato qui, altri amici, siamo conosciuti Domenico, grazie a lui veramente è stato fianco a lui come un fratello, come uno papà, come uno parente, come un amico, è stato molto umano fianco a noi, a solidarietà per tutte cose, quella che aveva dolore da noi è diviso. E oggi noi, anche io e tutti gli amici che ho conosciuto, noi diviviamo tutti il dolore che c'è qui. Quello che è successo per cose di umana, dato il cuore diviso per tutte cose di umana, Domenico. Io non dimenticherò mai, me sono stato 4 senza progetto, senza cose, io non ho entrato nessun progetto in Italia. Sono, grazie Domenico, trovato a casa, trovato lavoro, trovato cose. Se mi trovi oggi qui, sono 20 anni, 80-90% per solidarietà di Domenico e altri un gruppo di amici, grazie a tutti. E vogliamo vivere Domenico, vivere libertà, vivere democrazia, vivere umana. E noi tutti siamo con Lucano, fino a che è libero, no? Torna come prima, bellissimo a Riace, è diventato tutti, per tutto il mondo, è diventato amico, fratello, papà, come diciamo. È dato il cuore di tutti, per una cosa piccola, Mimmo non deve essere con una condizione grave. Siamo tutti fianco a lui, fino all'ultimo cosa. Io ho sempre detto, fino all'ultimo punto siamo fianco. Grazie a tutti. Ci vediamo tutti, sempre siamo a Mimmo Lucano, restano tutti. Prima restano me. Io sempre dico... Voleva restare me e non restare Mimmo. Siamo tutti umani, grazie a tutti. Stai attento che ti prendono in parola, Baram.